Eccoci pronti per la nostra puntata di ritorno dal riposo. Ma quale riposo? Qui siamo stati tutti in tensione. Credo che forse c'ha le formazioni. Tutto confermato. Nel Napoli la novità rispetto alla gara con il Parma, lo dicevamo, è l'esordio dall'inizio di Romelu Lukaku. Poi per il resto Conte dà, diciamo, spazio e fiducia a chi già c'era, quindi tutti i nuovi poi sono in panchina. C'era il ballottaggio tra Spinazzola ed Olivera, e la seconda novità rispetto alla gara col Parma è proprio, diciamo, l'impiego di Spinazzola. Il problema che c'era nelle Cagliari dall'inizio del campionato era proprio il difensore centrale, perché inizialmente avevano schierato Vielesca, poi invece ha ripiegato su Zuppa, che sicuramente è molto più aggressivo. Anche il centrocampo, guardate che il Cagliari, al netto della qualità diversa che c'è, ha una struttura simile a quella del Napoli. Ti aspetti una prova particolarmente importante del Napoli? Salvatore? Sì. Sì. Pampa? Sì. Francesco? Sì. Gaito? Super sì. Antonio? Speriamo. Gaetano, insomma, ci recita questi due versi piccolissimi, vai. Come abbiamo cominciato questo campionato? Come l'abbiamo iniziato? E mo te lo dico io. Dopo una iniziale incertezza abbiamo ricominciato con grinta e concretezza. Bene. Mettendo in due partite 5 palloni nella mezza. Non sono pochi. E mo con il Belgio e poi con i due scozzesi, che sono tre cani presi, azzanneremo metaforicamente alla gola pure i sardi, giusto per non fare troppo tardi e salire subito sul tetto per avere la vista sullo... L'ho pensato e non l'ho detto. Bravo. E allora forza Napoli sempre, sarò Conte, ricominciamo da tre! Bene, bravo! Cane bene, presa, sai bene, che cosa significa, caro Diego? Come non si? Il cane di presa, quello lì che deve azzannare. Il perro che ti agarra il cuoio. Manca da 566 giorni questa terza vittoria di fila, quindi è chiaro che, come diceva pure Francesco Carbone, la parola chiave è continuità, mi pare evidente questo. Tutto sommato poi dobbiamo anche dire che siamo agli inizi e dobbiamo fare il solito discorso che in ogni caso non sarebbe un disastro eccetera eccetera, perché bisogna dare agli allenatori il tempo per insomma esprimersi al meglio. Conte ha detto a grandi margini di miglioramento con Lukaku, ed è vero, perché secondo me può avere 60-65 minuti nelle gambe, non più di quello. È arrivato in ritardo, lo sappiamo tutti, sappiamo come è arrivato, dove si allenava, si allenava a disparte, quindi questa sosta è stata perfetta secondo me per metterlo in campo in questa partita, ma per vedere il migliore Lukaku secondo me ci vogliono ancora 2-3 settimane. Ci tenevo a far ascoltare questo inno straordinario che Diego ha composto pochi mesi fa. Sì, sì, per il terzo scudetto del Napoli, un po' prima, anche perché poi inevitabilmente dopo tanti anni passati appunto in pratica a Napoli, a Pozzuoli, io mi sento un flegherio d'adozione, 20 anni quasi, era un sentimento che avevo necessario come calorosi, di raccontare molto questa, caloroso. Assolutamente. Neres è forte? Sì. Giocherà titolare? Sì. Ma tra 3-4 giornate ci vuole tempo. Sì. Non può arrivare un ragazzo dall'estero, non parla italiano, un altro paese, un altro calcio. Ma è anche per i due scozzesi è lo stesso. Sono forti? Sì. Ma ci vuole tempo. Conte, in un'altra intervista del Pre, ha detto nello specifico McTominay e Gilmour sono arrivati in buone condizioni, ma bisognerà lavorare sul piano tattico. Questo mercato chiuso così tardi sta creando delle difficoltà a tutte le squadre. Andiamo ai pronostici, abbiamo già inserito l'1-2 di Antonio Corrado. Vado prima dagli sgolati che meritano grande attenzione per questo pronostico. Guardate la classifica, al momento siamo tutti in testa. Sì, perché l'altra volta abbiamo bucato praticamente tutti. Allora è sempre molto difficile mettere d'accordo i miei amici di cordata. Però insomma, su una cosa siamo d'accordo, che Napoli vince e vince 2-0. Non becchiamo gol, non becchiamo gol. Okay. Mi hanno rubato il pronostico. Va bene, lo cambio, non fa capita spero, lo passiamo a 3-0, va. La regola secondo la quale il Napoli subisce gol verrà confermata e quindi dico 2-1. Il Pampa scrive intanto. Tutti i pronostici. No, le pagelle. Le pagelle di pronostici. Fa pagelle su tutto. Mi dicono che a casa, quando arrivano le pietanze a tavolo, lui fa, allora per il primo 6, un secondo 7. Sono 2 settimane.
che sto sognando questo pronostico, quindi non posso cambiarlo. 2-0 per il Napoli, doppietta e Lukaku, però non si possono dire i marcatori. Allora, intanto vorrei rassicurare l'amico da New York a proposito del fegato, se ci scoppia. Allora, escludo in maniera categorica, anche perché è già scoppiato la scorsa stagione. Esatto. Detto questo, 3-0. Scelgo un 1-0 per il Napoli, anzi un E0 per il Napoli, perché mi fa tanto ultra che modestamente nel mio infimo lo sono, ma dobbiamo andare e volare in regia per il pronostico della regia, eccolo. Attenzione, ne becchiamo non uno ma due, ma la vinciamo 3-2 secondo la regia. Intanto il Napoli in campo, maglia azzurra, manca a farla apposta, chi guarda? Lukaku, poi poverino, è spuntato fuori danno, ha cagnato subito in quadratura. Ma fate vedere pure gli altri. 9 minuti di gioco, 4 falli d'ammonizione, siamo ancora nei primi minuti. Quando finiranno questi primi minuti? Allora, 4 falli d'ammonizione dei giocatori del Cagliari, ma naturalmente noi siamo certi che il primo cartellino giallo, Francesco, lo daranno a... Al Napoli. Bravo, vedi, è giovane ma già sa. No! Col destro di Lorenzo, deviazione, gol! No! No! I migliori tre nel primo tempo, secondo me, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Meret. Quindi, per dire una cosa diversa, dico che se Meret è tra i migliori, vuol dire che bisogna migliorare soprattutto sulle palle native, perché il Napoli crea gioco, crea volume di occasioni, però sulle palle native le ha prese sempre il Cagliari. Sempre con questa palla a cercare la sponda di Lukaku è onestamente è limitativo per il gioco del Napoli, perché al momento non sto vedendo soluzioni alternative. Sto vedendo sempre questo voler cercare a tutti i costi Lukaku laddove ci sono anche altre soluzioni. Però se ci la diamo bene, ci torniamo, ci torniamo, ci torniamo. Gol! Mamma mia, Di Lorenzo molto bene. Fuori gioco. Era fuori gioco. Sì. Sbilancia, palla dentro, Lukaku! L'attenzione mi si sposta, perché Mario scrive sabato prossimo ci mangiamo. Già è entrato nel pre-partita. Nel mood pre-partita. Hai capito? Lui è già proiettato. E invece Conte è lì che richiama singolarmente ogni calciatore per tenere l'atteggiamento giusto, per allenare proprio dal punto di vista della mentalità. Ecco il Napoli in attacco. McTominay. Bello. Bravo McTominay e calcio d'angolo. Calcio d'angolo. È l'ora della quaderna. Allora batte un calciatore del Napoli. Guarda un po'. Gaeto sopraffatto dall'emozione, ma guardate che non facevano 4-0, Gaeto eri bambino tu. Sì, assolutamente. Il mio socio, a calcio d'angolo battuto veramente con una parabola bellissima da Neres e arriva sul secondo palo sulla testa di Alessandro Buongiorno che firma il 4-0. Grande, il nostro sfruttando anche l'intervento incredibile di Lupe. Il buongiorno si vede dal mattino. Ma questo Napoli che esulta fino al 4-0, la gioia del 4-0, insomma, ci riconcilia effettivamente. Mamma mia. Con il nostro sorriso, ragazzi, abbiamo passato un anno con voi d'inferno, quello passato. La contessa, la squadra di Conte si è inserita nei quartieri alti della classifica. In una partita difficilissima, perché era una partita estremamente fallosa da parte del Cagliari, 20 praticamente calci di punizione e soltanto un'ammonizione, segno che evidentemente c'è una classe arbitrale che dovrebbe fare qualche esame di coscienza. Non sbagliate canale, noi ci vediamo un'ora prima, siamo qui a stare insieme a voi e vivere le emozioni della partita dei campioni, per questo l'abbiamo lasciato questo titolo.